Osserviamo insieme le quattro frasi. Matrona suas ancilla probabat. La matrona apprezzava probabat le sue ancelle. Suas è l'aggettivo possessivo all'accusativo sus, sua, suum, che si declina come un aggettivo della prima classe a tre uscite, come bonus, bona, bonum. Tiberius et Caius aviam suam amabant. Tiberio e Caio amavano non la sua nonna, perché in italiano non è corretto, ma la loro nonna. L'aggettivo possessivo sus, sua, sum, quindi, può essere tradotto con suo se riferito a un soggetto singolare, con loro se riferito in questo caso a un soggetto plurale, Tiberius et Caius, ma sempre al soggetto. Edui se suaque ab Helvetii defendebant. Gli Edui difendevano se stessi, se, et sua, e i loro beni. Qui abbiamo l'aggettivo possessivo sus, sua, sum, la forma del neutro accusativo plurale sostantivato. Sua significa i loro beni. Dagli Helvetii. Gli Edui difendevano se stessi, se et sua, i loro beni, dagli Helvetii. Ultima frase. Semper amavi Marcum Brutum propter eius summum ingenium. Ho sempre amato, dice Cicerone, Marco Bruto per la sua straordinaria intelligenza. Cosa possiamo dedurre dagli esempi che abbiamo analizzato fin qui? Possiamo vedere come in latino l'aggettivo possessivo di terza persona viene espresso in modi diversi, a seconda che abbia valore riflessivo, ossia che sia riferito al soggetto della frase, o non riflessivo. Concentriamoci sul valore riflessivo ed esaminiamo le due frasi. Pompeius castra sua incendit. Pompeo incendia il suo accampamento. Helvetii oppidum suum incendunt. Gli Helvetii incendiano la loro propria città. Cosa possiamo vedere dalle due frasi? Possiamo vedere che quando ha valore riflessivo, cioè quando è riferito al soggetto della frase a cui appartiene, l'aggettivo possessivo in latino è espresso dalla forma sus, sua, sum, che corrisponde all'aggettivo possessivo con valenza riflessiva. Notiamo anche un'altra particolarità, che sus, sua, sum può essere riferito sia a un soggetto singolare, Pompeius sua castra incendit, Pompeo incendia il suo accampamento, sia un soggetto plurale, Helvetii oppidum suum incendunt, gli Helvetii incendiano la loro propria città. La regola fondamentale è la seguente: sus, sua, sum, l'aggettivo possessivo, viene usato esclusivamente quando è riferito al soggetto della frase, cioè quando ha valore riflessivo.